tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Città blindata per l'arrivo del ministro dell'Interno Angelino Alfano. Fra poco ci collegheremo con la Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Pirati informatici distruggono i documenti nei computer delle aziende utilizzando la posta elettronica. Molte le ditte colpite nella provincia di Pesaro e Urbino. La popolazione invecchia ma le famiglie rifiutano i vaccini. Secondo il profilo di salute dell'area Vasta 1, la causa principale di morte è quella cardiaca. Saldo negativo anche per le nascite. Sabato alle 15 scende in campo allo Stadio Mancini la nazionale cantanti con il debutto in rosa della prima calciatrice donna, Chiara Dello Jacopo. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai titoli, oggi il ministro dell'Interno è venuto a Fano per presentare il suo ultimo libro. E come succede quando arrivano le massime autorità, parte un protocollo di sicurezza, un piano che prevede l'aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, tombini sigillati, cassonetti chiusi per evitare il pericolo di attentati. Proprio in questi istanti Angelino Alfano si trova alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, dove c'è in collegamento per noi Lino Balestra. Buonasera Lino, come sta procedendo? Sì, buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. In questo momento si tiene proprio l'intervento di Angelino Alfano, che è arrivato alle ore 18:35 in una piazza, come hai detto tu, blindata in ogni ordine, presidiata dalle forze dell'ordine anche in borghese fin dai primi momenti di questa mattina, tombini sigillati e cassonetti dell'immondizia messi in sicurezza. Lui è arrivato e, come era immaginabile, ha toccato subito temi di carattere nazionale, ma poi si è scesi anche nel particolare riguardante le Marche e anche la città di Fano. Ecco, prego la regia di mandare l'intervista che abbiamo realizzato subito appena lui è arrivato al Teatro della Fortuna nel foyer. Noi abbiamo fatto un grande investimento sulle forze dell'ordine perché abbiamo previsto in finanziaria 1 miliardo per sicurezza e difesa. Abbiamo potenziato la cyber security con 150 milioni di euro. Nelle Marche vi è una situazione che è assolutamente sotto controllo. È chiaro che anche qui ci sono degli obiettivi sensibili ed è altrettanto vero che sia un po' con l'operazione strade sicure che prevede l'impiego dei militari, sia per quanto riguarda il dispositivo ordinario di impiego delle forze dell'ordine, noi siamo nelle Marche in una condizione complessivamente positiva. Non trascuriamo nessun dettaglio, neanche quelli apparentemente più irrilevanti, e se dovessimo avvertire l'esigenza di un potenziamento dei presidi lo faremo volentieri. A livello europeo ci sono alcuni stati che stanno pensando, per proteggere i propri aeroporti, a misure di sicurezza tipo Israele. È possibile ripercuotere questo anche sul nostro territorio nazionale? Pensiamo all'aeroporto anche di Ancona per aeroporti più piccoli. Noi stiamo studiando ogni forma di più efficace presidio degli aeroporti, ma anche degli altri luoghi di incrocio dal punto di vista del trasporto di uomini e di mezzi. Però dobbiamo essere molto onesti. Cioè, a Bruxelles è stato colpito un aeroporto che era super difeso e super tutelato. Spostare le file fuori non significa che nessuno possa farsi esplodere fuori, cioè il tema del terrorismo non si risolve solo con una misura organizzativa. Noi comunque siamo pronti a valutare ogni ipotesi di rafforzamento dei presidi all'interno degli aeroporti e degli altri luoghi dove avviene il trasporto pubblico e anche privato. Il punto fondamentale è individuare delle misure efficaci, perché se noi paralizziamo il traffico, se rendiamo inefficiente il trasporto e al tempo stesso non diamo maggiore sicurezza, abbiamo fatto zero al totocalcio.
Ecco, quindi il tema è appunto quello del terrorismo, un terrorismo che noi conosciamo bene, abbiamo vissuto negli anni 70, gli anni di piombo, e qui è stato ricordato dagli interlocutori che sono qui al tavolo insieme al Ministro degli Interni. Abbiamo avuto Ustica, abbiamo avuto la strage di Bologna, i treni saltavano per aria e comunque la lotta al terrorismo, il terrorismo interno è stata vinta, ma il terrorismo che noi viviamo in questi anni non è lo stesso terrorismo. Abbiamo visto ultimamente le stragi in Belgio, poi quelle in Francia nel 2015, ma tutto è partito anche da quella che è stata così definita da molti l'inizio di tutto, ovvero sia la strage dell'11 settembre. Il tema è stato toccato in tutti gli aspetti che riguardano la nostra società. Qui al tavolo, prima del ministro Alfano, ha parlato il magnifico rettore della Università di Urbino, Wilberto Stocchi, che ha toccato il tema di che cosa può fare la cultura per controbattere al terrorismo, alla strategia del terrore. E poi anche due esponenti del mondo del commercio, la di Galassi della Ferretti Group, che esporta nel mondo oltre il 97% del proprio prodotto, e poi Varotti, direttore di Confcommercio, come il terrorismo ha inciso nelle dinamiche economiche del nostro paese. E poi Mirko Carloni ha toccato l'aspetto della società e della politica, come la politica vive questo momento e quanto può fare, e noi abbiamo intervistato anche Mirko Carloni proprio su questa tematica, Mirko Carloni, che ha letto appunto il libro di Angelino Alfano, che è stato presentato anche in questa occasione. Sentiamo che cosa ci ha dichiarato Mirko Carloni. Una presenza importante quella del Ministro degli Interni, e soprattutto anche nel contesto attuale presentare un libro come questo. Sì, il Ministro dell'Interno oggi ha una grande responsabilità, che è quello di confrontarsi con i vari colleghi europei, con il mondo islamico moderato, e cercare di capire come lottare contro questo terrorismo. E l'occasione del suo libro è anche un modo per confrontarsi su questo tema, che non solo è di grande attualità, ma sta incidendo davvero nella vita di ognuno di noi, perché ormai è percepibile la paura che c'è in tutte le persone verso i propri cari, verso i propri figli. È una nuova forma di terrorismo che occorre combattere, e con esso è necessario anche combattere questa paura diffusa con il coraggio e con la speranza che sicuramente la morte e coloro che fanno proseliti di morte non possono rovinarci la nostra vita, comprimere i nostri diritti e ridurre quello per cui in tanti nelle generazioni precedenti hanno lottato per consegnarci come libertà, come diritti, a qualcosa di inutile e di non difeso. Anzi, ognuno di noi ha il dovere ed è incaricato di difendere quei valori, quegli ideali, ma soprattutto di lottare per la libertà. Ecco, quindi il tema è sicuramente di quelli che toccano le coscienze di ognuno di noi, e soprattutto un aspetto è importante capire, che dobbiamo abituarci, gli stessi interlocutori lo hanno detto, a un mondo fatto in questo modo, un mondo fatto di prevenzione, che è l'arma migliore, e soprattutto anche di tanti, tanti controlli e tanta sicurezza. Questa è la ricetta migliore per combattere questa forma di terrorismo, e soprattutto c'è un'altra forma di terrorismo più subdola, più strisciante, che non ci deve prendere, non ci deve attanagliare, ovvero sia la rassegnazione. Questo, oltre al terrorismo, è l'altro nemico da combattere, la rassegnazione. E dalla Sala Verdi del Teatro della Fortuna è tutto, a voi la linea. Grazie a Lino Balestra. Rimaniamo sempre sul tema della sicurezza, perché pensate, per 3 marchigiani su 4 la sicurezza è un problema rilevante. E quanto emerge da un sondaggio condotto da Sigma Consulting, affidato in esclusiva all'ADIRE, su un campione di 1000 marchigiani. I residenti della provincia di Ancona sono quelli che manifestano la maggiore preoccupazione, mentre quelli di Pesaro Urbino la minore. Tra coloro che ritengono la sicurezza un problema, la causa principale è la presenza di extracomunitari e clandestini. Nel sondaggio sulla sicurezza risulta che la situazione più temuta è quella dei furti in casa, seguono il degrado urbano come terreno fertile dove la criminalità può crescere, poi le aggressioni personali per strada, le truffe e gli scippi. Tra le azioni da mettere in campo vengono richieste una maggiore vigilanza delle forze dell'ordine e la videosorveglianza.
Passiamo adesso a un'altra notizia di cronaca, perché con 24 arresti il sequestro di 15 kg di metanfetamina, 1,5 kg di ketamina, 5.000 francobolli di LSD e 1.000 pasticche di ecstasy, la squadra mobile di Bologna ha smantellato un vasto giro di droghe sintetiche importate dall'Olanda per essere spacciate, oltre che nel capoluogo emiliano, anche in Toscana, Veneto e altre regioni. Gran parte delle indagini, secondo l'accusa, gravitavano intorno al centro sociale Tsunami, alla periferia di Bologna, utilizzato come locale di rave party e feste techno. Nello stabilimento vivevano Davide Menegaldo, 32 anni, di Vercelli, insieme alla fidanzata Valentina Pierelli, 30 anni, di Pesaro, entrambi raggiunti da ordini di custodia cautelare. Lui in carcere, lei con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La donna era già stata arrestata lo scorso novembre insieme alla madre, a sua volta coinvolta nelle indagini, mentre trasportavano da Urbino a Bologna 5 kg di metanfetamina e 1 migliaio di pasticche di ecstasy. E adesso torniamo a parlare del maltempo, perché la Regione Marche ha chiesto al Governo e al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni causati dal maltempo che ha colpito le Marche lo scorso 23 marzo, con allagamenti, frane ed esondazioni soprattutto nell'area centro-sud della Regione. Il Presidente Luca Ceriscioli ha inviato questa richiesta al Premier Matteo Renzi e al Capo Dipartimento Fabrizio Curcio. Cambiamo argomento. Pirati informatici distruggono i documenti nei computer delle aziende utilizzando la posta elettronica. Molte le ditte colpite nella provincia di Pesaro Urbino e in diversi casi dopo l'attacco scatta l'estorsione. La minaccia corre sul web. Continuano gli assalti degli hackers alle banche dati di ignari utenti, ditte, professionisti o semplici cittadini che inconsapevolmente aprono allegati di mail apparentemente inviate da persone conosciute, ma che in realtà cadono in veri e propri ricatti. Aprendo l'allegato, infatti, parte un virus che blocca irrimediabilmente il computer. La tecnica è quella del cavallo di ritorno, come avviene per altri oggetti rubati. Se rivuoi il mal tolto, paga. In questo caso, pagando una certa somma, ti sbloccano il database del tuo PC. È accaduto anche a uno studio professionale di Fano. Abbiamo trovato che ci hanno rapito tutti i dati e quindi un bel teschio dove diceva che era un virus che aveva colpito tutto e tutti i nostri file erano diventati musicali. E quindi abbiamo perso in un attimo l'archivio e abbiamo dovuto fermare le macchine e cercare di risolvere questa cosa che ci ha provocato il danno di fermare completamente il lavoro. È arrivato tramite una semplice mail questo? Purtroppo sì, e arriva con tipo una fatturazione che tu già conosci, da un indirizzo che già conosci, e quindi nell'automatismo del lavoro del mattino, della lettura della mail, tu vai e apri e automaticamente compare il teschio con queste belle scritte in rosso dove ti spiegano che il tuo computer da quel momento ce l'hanno loro. È un rapimento in piena regola. E quindi da quel momento in poi panico totale? Da quel momento in poi si prende il telefono, si chiama il tecnico di fiducia e ovviamente si mette il panico al mondo, perché per noi in quel momento finisce il lavoro, finisce la risposta ai clienti, finisce il lavoro con il tribunale, finisce qualsiasi comunicazione. L'impatto su un'attività economica, ma anche su un privato, è quindi devastante, perché praticamente sei impotente. Ma alle spalle di tutto questo c'è un vero e proprio raggiro, una truffa, un ricatto, perché per riavere i propri dati, e adesso capiamo in che forma vengono bloccati, ti chiedono dei soldi. Allora, che cosa succede in pratica al computer quando si leggono questi messaggi? Allora, quello che succede al computer è molto semplice. I dati vengono criptati tramite un programma che si chiama CryptoLocker, o ci sono anche delle varianti con altri nomi, e vengono cifrati a 256 bit, che diciamo in gergo tecnico è una cifratura ad altissimo livello. Quindi questo rende il computer completamente inutilizzabile. Tutti i dati sono inaccessibili per l'utente. E ti chiedono dei soldi anche in base all'importanza dei tuoi dati? Certamente. Loro possono verificare quando criptano i dati, se il computer era un computer di un privato, se il computer era un computer di un'azienda, se era un portatile, se era un fisso, se era un server. E in base a questo stabiliscono una certa cifra che poi uno deve decidere se pagare o meno. Allora, al di là di decidere se pagare o meno, quali sono le contromisure da adottare in questi casi? E diciamo anche cosa fare nel caso uno si trovi questo messaggio quando apre il computer?
Allora, la prima cosa da fare quando si trova il messaggio è bloccare tutto completamente, fermarsi, chiudere il computer, non collegare pennette con backup, non collegare hard disk, nulla. Questo per i privati ovviamente. Per l'azienda è stessa cosa, importantissimo, se capita un'azienda, prima cosa staccare il cavo di rete che collega alla rete dell'azienda, perché la cifratura dei dati avviene in maniera temporale, cioè il virus comincia a criptare i dati, dopodiché quando ha finito di criptare i dati del computer passa alla rete aziendale dove può accedere e quindi cripterà anche tutti i dati della rete aziendale. Risalire ai mandanti è quanto mai difficile, avete capito più o meno la zona di provenienza? Ma risalire ai mandanti non è difficile, è che non ci si può fare nulla, adesso l'avvocato Catenacci magari dal punto di vista legale ne sa più di noi sicuramente, però noi abbiamo rintracciato società comunque dell'est europeo, ucraine, russe, di questi paesi qua insomma generalmente, anche perché poi il diritto internazionale è un po' difficile da applicare su questi paesi, fare una rogatoria per un computer criptato credo che sia piuttosto difficile insomma. Il dubbio rimane, pagare o non pagare? Allora, pagare o non pagare è una cosa molto personale, ovviamente si paga tutto in maniera diciamo elettronica, quindi tramite Bitcoin. E per la nostra esperienza quando si è pagato i dati sono stati poi decifrati, è sempre bene che lo facciate tramite un centro specializzato perché poi comunque anche la procedura di decriptazione va fatta in un certo modo. E il tema della sanità invece è stato ancora una volta al centro dell'attenzione del Consiglio Comunale di Fano. Ieri è stata approvata una mozione con la quale si chiede di eliminare dalla delibera regionale ogni riferimento a Fosso 6 Ore. Vanno messi dei paletti fermi, nella trasparenza e nella chiarezza, raggiungere degli obiettivi per quello che riguarda il Santa Croce e un ragionamento con la condivisione anche di tutto il territorio a partire dalla conferenza dei sindaci dell'area vasta per quello che riguarda il nuovo ospedale. Le scelte sul nuovo ospedale devono essere condivise per il sindaco Massimo Seri che durante la consueta conferenza stampa del venerdì è intervenuto sul dibattito alquanto acceso in merito alla sanità durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Fano. Giovedì infatti è stata votata a maggioranza una mozione a firma di Carla Luzzi, consigliere di Sinistra Unita, con cui si chiede alla Regione Marche di eliminare ogni riferimento a Fosso 6 Ore e al project financing dalla famigerata delibera 141. Io sono il primo a sostenere che un nuovo ospedale, purché in un sito condiviso, può portare un valore aggiunto. Io quello che auspico è che ci sia anche una condivisione e una condivisione un po' tra tutte le forze politiche, perché Fano poi ha un altro difetto che si ripete spesso, quello di dividersi sempre su tutto. Per cui cerchiamo di avere degli obiettivi comuni e su quello lavorare tutti insieme, quando c'è bisogno fare muro e quando occorre cercare di trovare anche le giuste mediazioni, ragionando anche con altri territori per portare valore aggiunto, perché alla fine l'obiettivo vero è quello di garantire dei servizi che oggi purtroppo non ci sono per il nostro territorio, che si traduce in una, quando non ci sono, si traduce in una maggior spesa sanitaria e in una mobilità passiva che non fa bene a nessuno. Duro d'altra parte il commento dei consiglieri di Progetto Fano e UDC per Del Vecchio, Garbatini e Santorelli. Mentre Ceriscioli e i registi del PD decidono dove fare l'ospedale unico, a Fano non c'è alcuna strategia in campo, nessun progetto alternativo, nessuna unità di intenti, neppure con i sindaci dell'entroterra. E nel frattempo che si parla del nuovo nosocomio, che vedremo se va bene fra 15 anni, concludono in una nota, a Santa Croce stiamo ancora aspettando il ripristino di chirurgia H24, senza la quale si sta mettendo a potenziale rischio la vita dei nostri concittadini. L'ex sindaco Stefano Guzzi ha aggiunto invece che Fano ha bisogno di una guida autorevole, non di una faccia presentabile che garantisce solo gli interessi di pochi potentati regionali e provinciali del Partito Democratico, che non fanno gli interessi della città e dei cittadini. Intanto proseguirà anche sabato la raccolta firme delle 4 liste civiche, arrivata a quota 500, per un referendum contro l'ospedale unico. L'ufficio postale di Marotta è stato premiato per l'efficienza e la professionalità dimostrata. Riconoscimento è stato dato al personale in occasione del meeting degli specialisti consulenti finanziari dell'area centro-nord di Poste Italiane che si è svolto a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna. Secondo gli ultimi dati presentati dall'area vasta 1, in provincia di Pesaro Urbino, la prima causa di morte è legata al cuore. E questo è soltanto uno degli aspetti che sono emersi dal documento che è stato illustrato ieri mattina. Nella provincia di Pesaro Urbino si invecchia, ma si invecchia bene.
Questo, se vogliamo, il sunto di quanto emerge nel rapporto sullo stato di salute della provincia presentato dalla Sur Marche Area Vasta 1 nel periodo 2015-2016. Un rapporto a 360 gradi che riguarda ogni aspetto sanitario e di prevenzione del territorio. Andamento demografico, popolazione, vaccinazione, infortuni sul lavoro, immigrazione e dipendenze patologiche. Diciamo che le indagini sullo stato di salute sono l'elemento fondamentale per capire quali sono proprio i bisogni di una popolazione. Diciamo che la sanità pubblica necessita come elemento fondamentale proprio capire attraverso i dati di tipo epidemiologico, descrittivo, quella che è gli aspetti sociali, economici, di salute della popolazione di un territorio. Noi con questo lavoro vogliamo dare di fatto uno strumento a quelli che sono i decisori della cosa pubblica, quindi le amministrazioni, la politica e quant'altro, degli strumenti per poter designare nel prossimo futuro delle strategie che possono essere di risposta a questi bisogni. Lo stato di salute è buono, quindi, come ci conferma il dottor Agostini, anche se il saldo negativo tra nascite e decessi impone di ripensare ai modelli sanitari e la direzione che questi devono prendere per intercettare i bisogni e le necessità reali di questa società. Sulle cause dei decessi per malattie, la fetta più grande riguarda il sistema cardiocircolatorio con il 40,6%, seguito dai tumori con il 29,1%. Un dato in controtendenza a livello nazionale è quello sul fumo. In provincia ci sono meno fumatori. Infatti sono scesi al 23% della popolazione. Per quanto riguarda l'immigrazione, abbiamo un 8,2% di immigrazione territoriale in andamento standard, che è anche sugli altri livelli regionali e nazionali. Sulla mortalità abbiamo una mortalità progressiva, cioè negli ultimi 10 anni il trend è praticamente costante, all'interno di un range ottimale di mortalità. Sui tumori abbiamo alcune peculiarità sul livello nazionale, abbiamo una mortalità minore per il tumore del polmone, dello stomaco, seguito successivamente dalla prostata, colonretto e pancreas. Queste sono le mortalità tumorali. Quello che rappresenta invece un segnale preoccupante è il dato sulle dipendenze. L'età d'ingresso molto bassa, anche 13 anni, e l'uso precoce di alcol e droga tra gli adolescenti impone scelte promozionali sugli stili di vita e sulle scelte giuste da fare che arrivino dritto ai giovanissimi. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che il nostro piano regionale della prevenzione ha recepito, bisogna utilizzare dei metodi e delle strategie nuove. Non si va più a dire che fumare fa male e bere troppo fa male, ma dobbiamo lavorare proprio per migliorare il potenziale delle persone. Nel nostro territorio appunto la popolazione sta invecchiando e abbiamo poi dal profilo di salute emerge un certo abuso di alcol. Ecco, è importante lavorare secondo il piano regionale della prevenzione nelle scuole attraverso per esempio l'educazione fra pari, la peer education, quindi si formano i ragazzi che vanno poi a formare i loro coetanei. E l'ufficio sport del comune di Fano sta lavorando per riaprire la piscina Dini Salvalai per giovedì 7 aprile. L'apertura della gara è ancora in corso per la complessità della procedura. Dopo l'assegnazione saranno necessarie operazioni di volturazione dei contatori, passaggi obbligatori che comportano inevitabilmente alcuni giorni, ed inoltre operazioni tecniche per pompe e filtri. Il nuovo gestore dovrà poi acquistare ed installare gli asciugacapelli, ma lunedì mattina l'ufficio fornirà ulteriori informazioni. Anche l'Unione Roveresca si mobilita per il piccolo Federico Mezzina, il bimbo fanese affetto dal morbo di Crab. Ad organizzare un evento benefico in programma per domenica 3 aprile è Ivan Cottini, ex modello affetto da sclerosi multipla e testimonial nazionale di AISM. Dalle ore 16:30 diversi artisti locali si esibiranno gratuitamente al Palazzetto dello Sport di Piaggio per raccogliere fondi necessari per le cure all'estero del bambino. Tra questi ci sarà anche il cantautore Luca Vagnini, che ha dedicato a Federico un inno alla vita e anche una raccolta di fondi online. L'ingresso sarà ad offerta e l'intero incasso verrà destinato alla famiglia Mezzina. Domani invece allo stadio Mancini scenderanno in campo la nazionale italiana cantanti e i campioni per la ricerca. A dare il calcio d'inizio sarà un bimbo dell'associazione Onfalos che rappresenterà
simbolicamente tutti i bambini autistici. I proventi raccolti saranno devoluti sia all'Onfalus Autismo e Famiglie che all'Associazione Adamo, che si occupa di assistenza domiciliare agli ammalati oncologici. È possibile acquistare i biglietti anche domani alle 9 nei botteghini dello stadio. Ma adesso guardiamo insieme il programma. Allora, alle 14.15 ci sarà un intrattenimento delle associazioni sportive Pulcini, poi un'esibizione della soprano Tatiana Previati, uno spettacolo del complesso bandistico Città di Fano. Per l'inno di Mameli invece ci sarà un'esibizione straordinaria del coro Associazione Nazionale Carabinieri Spettorato Marche Senigallia. Alle 15.30 inizierà la partita e al termine verranno dati i riconoscimenti alle due squadre. Bene, e con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV. Arrivederci.